del fatto, capitano, per te che non lo hai iniziato il sindaco, spesso il regista va, lo firma, il soggetto è suo, nel 90% dei casi non si rivederà, stavolta no, che film è stato in maniera sintetica e che cosa sono stati loro due per te? Buongiorno a tutti. Allora, a me capitava un po' quello che capita nel cinema americano, dove arrivano gli sceneggiatori e scelgono il regista e ti portano la sceneggiatura già fatta. E, all'inizio mi è sembrata una cosa fantastica, dopo invece ho riflettuto e aveva dei pro e dei contro. Velocissimamente, come sono arrivato alla proposta, anche io come Albert Nicola lo conoscevo prima di Cicero, io dico sempre in tempi non sospetti. Quindi guadagnatore come agente del cinema. Esatto, perché noi facevamo tutti con Gabriele Vanetti e quindi noi ci annusavamo, volevamo fare un corso insieme. E a un certo punto, dopo Bellissima, che ha avuto dei risultati clamorosi, e Cicero Robot, che nello stesso tempo, perché era lo stesso anno, avevano vinto in Trampidata, giustamente Cicero Robot aveva vinto molto rispetto alla Bellissima, e lui inizia a proporre una serie di soggetti. Ne cito uno che non glielo no, te prego, questo no, perché mi ero appena mollato con la fidanzata e mi propose lasciarsi un giorno a Roma. No, te prego, questo è un buon articolo. Non lo voglio leggere. E poi invece mi fece leggere Il viaggio con Adele. E aveva fatto il mio nome alla produzione, che era fatta cinematografica. Li ho incontrati e da lì è sbocciato l'amore. E abbiamo iniziato questa avventura insieme. E siamo arrivati a farlo finalmente. Vuoi definirlo con una società grande, una frase emblematica, il film da regista che lo ha, come dire, accettato e rielaborato? La prima domanda che mi facevi sul se è più difficile, in realtà io dopo a ritroso penso che sia molto più complicato, molto più difficile, perché è difficile entrare, no? Se tu scrivi sui personaggi, scrivi e li fai nascere dalla tua penna, dalla tua testa, ci sei dentro, certo, immediatamente. Invece arrivare a una sceneggiatura già elaborata, il percorso è più difficile, più lungo, e forse c'è bisogno di registi fino a... Ma cosa, scusami, cosa volevi? Una cosa che è voluto da Albert, come attore che interpreta, un attore che aspetta una grande scrittura e si trova in una macchina in Puglia, forse ma volentieri, con una ragazzina eccentrica, completamente diversa, lui sa il perché, però, eccetera, eccetera. Ora io non sono un padre, non ho in famiglia ragazzi conoscenti con problemi di autismo, quindi ho cercato di conoscerlo benissimo, di trovare quelle che secondo me erano le corde per raccontare questo personaggio, che tra l'altro è molto lontano da lui, può sembrare sì, sì, vicino, ma invece è lontano. Perfetto. E per Sara? Io credo che io credo che la stessa identità di una persona, sono sempre le attrici che non sono rimaste mai incinte, non sono mamme, ma sono delle mamme meravigliose, sì, perché dal talento, dal talento della scrittura, è come più di gioco, insomma. No, ma io avevo chiesto se ti aveva chiesto una cosa in particolare come direzione, e invece, vabbè, Sara, che chiediamo direttamente a Sara se avevi chiesto, rispondimi un altro, allora, se avevi chiesto a Sara una cosa particolare per il suo ruolo. Noi dovevamo tirar fuori un personaggio che esprimesse una tenerezza al 100%, e con lei abbiamo fatto un lavoro cercando proprio di caratterizzarla in quel modo, anche perché non raccontavamo la malattia. No. Abbiamo fatto un film raccontando la storia d'amore, un rapporto tra un padre e una figlia. Certo. E quindi era quello il mio. Che si trova. Allora, Sara, se vai a che Sara, io lo capivi il suo primo film, Sara. Facciamo un ruolo meraviglioso. E quando si trattò poi di pensare a un'attrice insieme, per la prima volta anche con scrittura, il primo nome che abbiamo fatto è stata Sara Saraiolo, per cui sono anche felice, ma ha fatto una cosa veramente unica. Ma anche grazie all'interazione con Alessandro Ab, che è un grandissimo attore, mi ha insegnato tanto, mi ha insegnato in primis l'amore per questo lavoro. La dedizione, lui mette tutto se stesso, e io penso che questo sia un film sul rapporto tra due persone, e il punto di forza del film è proprio l'emozione, ed è stato bellissimo lavorare anche con Alessandro Capitani, che è un regista di una sensibilità unica, e quindi abbiamo lavorato su questo personaggio e sui suoi punti di forza, ma anche sulle fragilità.
dialetto foggiano, che è un po' diverso dal barese, e qui c'è il mio dialect coach, Mimmo Padrone. Ah. E siccome non ho mai avuto ringraziarlo, penso che questa sia una bella opportunità, se vuole venire qui. Un secondo, ti fai meditare il tuo, insomma, ok, tra pochi minuti dobbiamo finire, abbiamo anche una domanda, va bene, accomodati, perché la Puglia, come si dice, è stretta e lunga, ed essendo lunga, fra il Salentino e il Foggiano, città, e la relazione che c'è tra Cammarate e Calatafine, praticamente, quasi.